quello che è andato in scena adesso è l'ennesimo atto di tirannia illecita che è andato poco fa in scena ad opera del presidente della SAF Lucio Migliorelli, in quanto c'è l'assemblea in corso per votare contro il bilancio e contro i rifiuti che arriveranno e stanno già arrivando per loro volere da Roma. Sono stata cacciata, sono un parlamentare della Repubblica Italiana, ho la possibilità di entrare addirittura nei carceri senza preavviso, con potere ispettivo e non posso assistere ad un'assemblea pubblica dove ci sono consortiati enti pubblici, quindi i comuni, e io sono anche un consigliere comunale, quindi a maggior ragione, sono stata letteralmente cacciata quando non c'è una norma che prevede la mia non presenza lì all'interno. Io non volevo neanche intervenire, volevo solamente audire quello che volevano prospettare oggi ai sindaci e quindi ai comuni che sono già in sofferenza per la puzza e per l'immondizia che loro stanno facendo arrivare da Roma. Mi hanno cacciato, resto qui fuori, ti aspetto i miei amici sindaci che mi diranno quello che è successo all'interno. È andato in scena un illecito, ma allora gli illeciti non sono nuovi. Senta, per chi non la conosce, si vuole No, presentare. Francesca Gerardi, consigliere comunale di Pontecorvo e parlamentare della Lega, unica presente. Grazie.